Bentornati e bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Eller e oggi, se vedete questo video, c'è una motivazione molto molto particolare, per cui se volete saperla non vi rimane altro appunto che guardare questo video fino alla fine, anche perché ho preso una decisione che potrebbe essere vantaggiosa per alcuni di voi. A me non rimane che lasciarvi al video, ma prima vi chiedo tanti e tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Allora, mi metto comoda oggi. Parliamo un attimo di questa novità, di questo nuovo mini corso pratico. Si può chiamare mini corso? Sì, perché in realtà è un mini corso che consta di queste due dirette. Le due dirette saranno il 25 e il 26, oramai sono già state fissate, che sono martedì e mercoledì della settimana prossima, se non sbaglio, alle ore 21, dalle 21 alle 23. Sono due dirette che poi rimarranno nel canale solo ed esclusivamente per chi avrà deciso di acquistare il corso. Ve lo dico subito perché poi c'è chi mi dice: ah, ma la dici alla fine del video così ci obblighi a guardare il tuo video. Ragazzi, io nel mio video vi do dei contenuti che dovrebbero esservi utili. Se li ascoltate bene, vi sono certamente utili. Sono video gratuiti questi. Se vi pubblicizzo all'interno del mio corso è perché penso che questo mio corso possa aiutarvi e possa esservi da booster, da acceleratore nelle vostre manifestazioni, come ad esempio appunto questo percorso che ho deciso di fare in due dirette. Le due dirette sono correlate dai due PDF all'interno dei quali si trovano tutti gli esercizi, le spiegazioni e tutto quanto, ma in questo video, dato che ho avuto qualche domanda da parte vostra già fin dal primo video che ho pubblicato settimana scorsa, volevo spiegarvi come sono arrivata a comprendere e a scoprire queste tecniche. Allora, io mi sono sempre stata una persona molto curiosa. Studio la legge di attrazione dal 2007, da settembre 2006 per essere precisi. Ho acquistato il primo libro nella seconda settimana di settembre del 2006. Me lo ricordo perché? Perché in questi ultimi due mesi io ho avuto un periodo abbastanza brutto, a partire da aprile in avanti, in cui pian pianino mi sono un pochettino depressa, sia dal punto di vista emotivo, sia dal punto di vista... Non una depressione clinica, depressa significa che le mie energie si sono abbassate tantissimo, sia dal punto di vista emotivo, sia dal punto di vista psicologico e anche dal punto di vista fisico. Quindi mi sono ritrovata tra tutto aprile e tutto maggio a non riuscire a dare il meglio di me, a non riuscire a fare le cose che volevo fare, eccetera. Mi sono ritrovata però anche a dover tener presente di tutti gli impegni a cui dovevo partecipare. Tutti gli impegni presi, alcune cose burocratiche molto importanti, alcune cose con la mia famiglia, per cui mi sono ritrovata a fare avanti e indietro dalla casetta quella vecchia, e nella casetta quella vecchia ci sono ancora tutti i miei libri, quelli che io ho iniziato a comprare da quando vi ho detto, da settembre 2006, e ho ritrovato determinati libri. Anzi, ho ritrovato una quantità di libri incredibile. Alcuni erano già stati letti, sottolineati, studiati, scartabellati in lungo e in largo, altri invece non erano stati neanche aperti. Li avevo comprati ma me li ero dimenticati. Per cui, dato che non riuscivo fisicamente proprio a mettermi, ad impegnarmi in nessun lavoro, cosa ho fatto? Ho ricominciato a leggere. E ho iniziato a riguardare un po' i libri che avevo già letto e soprattutto a leggere quelli che non avevo mai aperto. All'interno di questi libri, alcuni di questi libri erano anche corredati dai DVD. Quindi mi sono ritrovata a guardare anche qualche documentario, soprattutto dal punto di vista scientifico, perché i DVD erano relativi soprattutto a crescita personale, linguistica e
fisica e fisica quantistica. Sono sempre state le mie passioni, ragazze, è inutile che ci giriamo intorno. Non ho una laurea in fisica, non ho una laurea in scienze, forse non ve l'ho mai detto, ma ho una laurea in lettere con tre master, di cui uno in programmazione neurolinguistica, uno in formazione formatori, uno in public speaking. E ho fatto tantissimi corsi di crescita personale e di crescita interiore, ho fatto corsi di esegesi biblica, per cui ho studiato anche tantissimo quelle che sono le materie teologiche, non solo la Bibbia, ma storicamente, dato che io mi sono laureata con un indirizzo quadriennale storico, ho studiato molto anche le altre religioni, quindi le religioni orientali. Tutti questi miei studi perché i primi due anni dell'università io frequentavo, oltre che l'università statale, che è quella dove mi sono laureata io, ho frequentato anche i corsi del Politecnico, svariati corsi, ero iscritta a matematica, analisi 1 e analisi 2 le ho frequentate, ovviamente non ho dato gli esami perché non ero iscritta a quelle materie, però li ho solo frequentati, però lo facevo uno per curiosità e due perché non volevo perdere l'abitudine ad approcciarmi alle materie scientifiche, perché quando tu vai a scegliere un indirizzo universitario, scusate il prologo lungo, ma è necessario per farvi capire, perché tante volte quando io magari tiro fuori qualche cosa di nuovo e di molto, come dire, individuale e che quindi non si rifà qualcosa che è già stato scritto, perlomeno in maniera esplicita, non ricalca quello che è già stato scritto, mi dite, ah, ma tu che competenze hai per fare questo genere di studi, eccetera. Pensate appunto che io frequentavo le lezioni del Politecnico di Milano, che fa tutte robe scientifiche, frequentavo geografia astronomica, non mi ricordo se si chiamava geografia astronomica o con un altro nome, frequentavo astrofisica, analisi 1, analisi 2, fisica, questi 5 corsi. Li ho frequentati per i primi 2 anni, perché? Perché non volevo che la mia mente si focalizzasse solo ed esclusivamente sulle materie umanistiche, che erano quelle del mio percorso di laurea, del percorso di laurea che avevo scelto, ovvero storia, filosofia, letteratura, latino e quant'altro. Volevo mantenere una forma mentis più aperta possibile e quindi avevo deciso, anche se fare gli esami al Politecnico non mi sarebbe servito a niente, non ho fatto gli esami perché appunto non mi potevo iscrivere in 2 università contemporaneamente, però comunque le lezioni le frequentavo, facevo i compiti, facevo tutto quello che c'era da fare. Quindi la passione ce l'ho sempre avuta e sono sempre stata una persona molto curiosa che si è sempre fatta tante domande riguardo all'universo, riguardo al senso della vita, riguardo a cosa siamo venuti nel mondo a fare, non dal punto di vista spirituale, ma proprio dal punto di vista pratico, cioè che senso ha l'essere umano sul pianeta Terra, ok? Che senso ha questa forma di vita intelligente? Siamo da soli al mondo oppure no? È vero, noi abbiamo sviluppato non solo un'intelligenza automatica come quella che potrebbe essere anche quella delle piante o delle altre forme di vita, però abbiamo anche un'intelligenza sensibile, abbiamo anche altri tipi di intelligenza, come mai noi sì, per esempio, e gli animali no? O non gli animali no, gli animali in un'altra forma, come mai noi abbiamo questa forma che ci consente, diciamo così, di autoelevarci ad un livello superiore e di organizzarci, mentre invece, per esempio, non lo so, faccio un esempio, le mucche no. Nel loro ambiente sì, ma in totale no. Mi sono fatta sempre tantissime domande per quanto riguarda proprio il senso dell'essere umano e ho fatto tantissimi studi. Quindi ho ritrovato, vi dicevo, tutti questi libri a casa mia e ho iniziato a leggerli. Siccome mi sono fermata lì anche a dormire, se mi seguite su Instagram e su TikTok lo sapete perché ho fatto un po' di video brevissimi, ho detto, ma perché non riprendiamo in mano queste cose, proviamo ad utilizzarle per quello che è diventato ad oggi il mio lavoro principale, ovvero i corsi. E ho ricominciato a leggere, ma non con l'intento di tirar fuori qualcosa di importante, ma con l'intento di prendere degli spunti, di dire ok, se ci sono tutti questi libri che ancora non ho letto, sicuramente qualche spunto nuovo lo potrò trovare. E mi sono accorta di una cosa che mi ha lasciato un po' così. Mi sono accorta che per un determinato aspetto che accomuna tutti quanti noi,
accomuna il credo, accomuna la filosofia, accomuna la crescita personale, accomuna la crescita interiore, accomuna la scienza, accomuna la pratica della scienza. Ci sono delle cose che sono comuni, ci sono proprio delle tecniche che sono state fatte fare a tutti, ma non nell'era moderna, ma a partire da migliaia di anni prima di Cristo. All'università, nel mio indirizzo, soprattutto per gli esami di storia, dovevo portare, oltre a un programma istituzionale, dovevo portare a scelta almeno 6 o 7 libri monografici. Si chiamavano monografico perché avevano l'indirizzo specifico di quel corso, ovvero di quello che quel docente decideva di studiare e di approfondire durante quel semestre. E in uno di questi monografici io ho portato 2 libri in particolare. Uno si chiama Operazione Epsilon e l'altro si chiama La danza dei maestri Wu Li. La danza dei maestri Wu Li è stato scritto da Gary Zukav. Gary Zukav è stato un premio Nobel, se non mi sbaglio nel 1990, è stato premio Nobel per la fisica, ma lui è un filosofo, ok? Quindi tramite tutti questi passaggi ho scoperto che tanto quanto nella tribù dei maestri Wu Li di tot mila anni fa, quindi tot mila anni prima di Cristo, altrettanto quanto negli studi dell'ultimo ventennio di fisica quantistica, ci sono delle cose comuni. E da lì ho iniziato a pensare, perché purtroppo questo mio difetto, penso, e cerco di mettere insieme le cose. Ovviamente a volte le cose vanno insieme per intuizione, a volte vanno insieme per logica, a volte questa intuizione, questa logica può essere comprovata da quelle che vengono chiamate evidenze storiche oppure evidenze scientifiche. In questo caso è un'evidenza testuale quella che ho messo insieme io, perché l'immaginazione è considerata sotto ogni aspetto, da tutti i punti di vista, è considerata la condizione senza la quale non si può creare niente. Quando hanno inventato l'aereo, la condizione prima di inventare l'aereo è stata quella di immaginare che l'uomo potesse volare. Quando hanno inventato la sedia, la condizione senza la quale la sedia non sarebbe venuta al mondo è stata quella di immaginare che l'uomo si potesse sedere al posto che stare accovacciato. Da lì poi si è usato un masso per sedersi, questo masso è diventato più comodo e probabilmente è stato scavato in modo tale da sedersi più comodamente, poi sono state inventate le poltrone, i cuscini, la paglia da mettere sotto che faceva funzione di ammorbidire e quindi cuscini, insomma ha avuto un'evoluzione ed è diventata la sedia. Ma ci deve essere stato qualcuno che ha immaginato di mettere la paglia sopra la roccia per far sì che i ciapette non si facessero male. Ci deve essere stato qualcuno che ha immaginato uno schienale per poter riposare anche la schiena quando si è seduti. L'immaginazione è proprio la condizione senza la quale niente può prendere vita. Ci deve essere stato qualcuno che ha immaginato che si potevano studiare le stelle. Prima di studiare le stelle, ci deve essere stato qualcuno che ha immaginato di poter osservare il cielo, di poter calcolare la distanza che c'era tra una stella e l'altra, o come si muovono. Quindi l'immaginazione è qualcosa che a prescindere sta prima di qualsiasi tipo di ricerca e di qualsiasi tipo di invenzione, di costruzione, sia concreta sia astratta. Ma l'immaginazione per alcuni di noi, a maggior ragione per me che ascolto e leggo tanti dei vostri messaggi, è difficile, risulta molto difficile. Eppure, per la nostra vita l'immaginazione è fondamentale. E pensate che addirittura il nostro cervello, per quanto sia così tanto elevato ed intelligente, non riesce a fare una distinzione tra quella che è l'immaginazione vividamente vissuta e la realtà delle cose. Provate a pensare quando facciamo un sogno o un incubo. Quando ci spaventiamo nel sonno per un incubo che abbiamo fatto, il nostro corpo si mette in azione proprio biologicamente per reagire a quella paura. Ci svegliamo che siamo sudati. Il sudore è una reazione immediata biologica alla paura. Magari sudiamo freddo perché la paura è stata molta. Se sogniamo che ci pestano un piede, il piede ci fa male. E ci svegliamo con il male al piede. Io l'ho provato. Mi sono svegliata col male al piede. Perché? Perché il cervello ha messo in moto i recettori nervosi. Esattamente come se io quella cosa l'avessi vissuta nella concretezza. Con questo cosa voglio dire?
che sebbene sia tanto difficile, tantissimo difficile immaginare per tanti di voi, è necessario. Qualsiasi cosa noi vogliamo realizzare nella nostra vita, adesso parlo al di là della legge di attrazione, che comunque sappiamo che come la legge di gravità funziona sempre, funziona anche se non ce ne accorgiamo, se non la conosciamo, eccetera, eccetera. Però qualsiasi cosa noi vogliamo realizzare nella nostra vita passa comunque, in maniera consapevole o non consapevole, in maniera conscia oppure in maniera subconscia, nella nostra immaginazione. Quindi immaginare è fondamentale ed è per questo che sono tante le persone che riconducono proprio il verbo immaginare a in me mago agere, il mago che agisce in me, laddove per mago non si intendeva una volta col solo potere delle mani ti ungo la giacca e la cravatta, ma si intendeva il mago chi era, era colui che faceva accadere le cose. Colui che aveva il potere di far accadere le cose, ok? Quindi immaginare significa saper attingere al nostro intrinseco potere di far accadere le cose nella nostra vita. Il come poi è un altro paio di maniche, però il punto di partenza è l'immaginazione. E andando a guardare tutti questi testi, alcuni dei quali sono proprio vecchissimi, ve l'ho detto, sono testi storici, altri sono testi scientifici, addirittura arrivando a quelli che sono stati i test che sono stati fatti negli anni 80 e 90 ai campioni olimpionici, se non mi sbaglio di atletica leggera, dove veniva fatto rivivere la gara e veniva misurato quanto, a seconda dell'immaginazione, di quanto vivida fosse l'immaginazione che avevano questi atleti, il loro corpo mandasse segnali concreti e biologici ai centri nervosi, eccetera, eccetera. Quindi l'affanno della respirazione, il sudore, il freddo, il caldo, eccetera, eccetera, eccetera. Queste venivano chiamate prove di immozione visiva, test di immozione visiva. E queste prove, esattamente come il percorso costruito dai maestri Voulin, consistevano in quattro step. Questi quattro step, pensate, non è che sono nati con i maestri Voulin, per loro erano cose, diciamo così, abbastanza naturali. Si sono tramandati di generazione in generazione, hanno passato tutta la storia antica, tramite la religione sono stati tramandati. Ricordiamoci che la religione non ha potere solo esclusivamente sul credo e quindi sulla nostra interiorità a livello di credo, di fede, ma anche su tutto ciò che è il tramandare i documenti, perché gli studiosi di un tempo normalmente erano studiosi o politici o religiosi. Non tutti erano capaci di leggere e scrivere, ma se volevi fare il religioso dovevi studiare i testi antichi. Per cui erano proprio loro i custodi di determinate tecniche, di determinate consapevolezze. E questi quattro, diciamo così, questi quattro momenti sono stati tramandati e hanno attraversato i secoli proprio grazie alle religioni, alla politica, all'alchimia. Ricordiamoci che gli alchimisti di un tempo erano gli scienziati di oggi, alla scienza, agli sperimentatori, agli artisti, tutte queste cose, tutte queste mansioni, diciamo così, ci hanno consentito che queste metodologie, che sono così semplici e che hanno radici così antiche, arrivassero a noi in maniera altrettanto semplice, ma con una storicità e un'energia e una portata storica importantissima. E quando mi sono resa conto che queste quattro tecniche, volenti o nolenti, erano sempre le stesse, ognuno le chiama con i suoi nomi, ogni tradizione storica, ogni società all'interno delle quali sono passate queste tecniche, le hanno battezzate con nomi diversi, ma in realtà sono sempre quelle. E quindi cosa ho fatto? Ho detto, proviamo a prendere queste tecniche dell'immaginazione e a capire se le posso utilizzare con tutta quella che è la pratica che ad oggi fa parte della nostra quotidianità e anche la pratica della legge di attrazione. E da qui è venuto fuori quel mini corso pratico, breve, che vi ho detto si stabilirà in due,
in due dirette che rimarranno comunque sul canale, quindi saranno accessibili come vero e proprio corso, che ho riscritto nel PDF e che praticamente trova la sua storicità secula seculorum, nei secoli dei secoli, amen, mi verrebbe da dire. Perché non sono cose che sono nate qualche anno fa, non sono cose che sono nate 30 anni fa, non sono cose che sono nate 100 anni fa, non sono cose che sono nate 1000 anni fa, sono cose che sono nate ancora prima del momento in cui noi abbiamo iniziato a contare gli anni. E sono storicamente provate, perché godono di tutta una storicità e di tutto quel trasporto storico a livello proprio di documentazione storica. E sono inattaccabili. Quindi cosa ho fatto? Ho preso queste tecniche, le ho rielaborate, diciamo così, in chiave moderna e in chiave anche semplice per poterle far comprendere a tutte, a tutti, e le ho inserite all'interno di questo corso che si chiama Impara ad immaginare. Impara ad immaginare ha 4 step. Visualizzazione, respirazione, fondamentale, fondamentale ragazzi. Non ci insegnano a respirare nel modo corretto e soprattutto quando la respirazione è correttamente eseguita si mette accanto a queste 4, si inserisce all'interno di questo movimento fatto di 4 zone diverse, diventa una roba potentissima. Autosuggestione, che non è l'autoipnosi, ma è quello che utilizzo io poi anche di questa cosa. Io la utilizzo, l'autosuggestione la utilizzo da... la utilizzo consapevolmente dal 2015, ok? Per una determinata sfera della mia vita, ve ne parlerò più avanti perché adesso non è il momento. E così anche tanti dubbi che avete su di me vi si chiariranno, perché tante volte mi fate delle domande alle quali non rispondo perché dovrei spiegarvi tutto il mio percorso, cosa che non ho mai fatto e che farò. Quindi eravamo arrivati all'autosuggestione e... per concludere, alla concentrazione, che voi direte, mi concentro su qualcosa. Concentrazione non è tecniche mnemoniche, non è imparare a memoria qualcosa, ma è proprio rimanere nel qui e ora, rimanere nel tempo presente, focalizzato su un determinato oggetto, su una determinata situazione, su un determinato pensiero, per tutto il tempo, quindi costantemente per tutto il tempo che necessita. Voi capite bene che con la padronanza di questi 4 movimenti non avremo più davvero alcuna difficoltà a manifestare, come si dice oggi, oppure a materializzare, come si diceva tanto tempo fa, ciò che noi desideriamo. O come dicevano gli alchimisti, a trasmutare la nostra realtà attuale nella realtà desiderata. Ragazzi, queste sono pratiche che esistono da millenni, che hanno attraversato la storia e le società, che sono state costantemente riportate nei verbali di qualsiasi tipo di governo o religione si sia susseguito. In Oriente e in Occidente sono le stesse identiche pratiche, tant'è che tante volte mi sono sentita dire Heller, ma tu sei buddista? No, io ho questa pratica. Però guarda caso, queste cose accomunano Buddha e Gesù e Maometto, storicamente. Non sto parlando di religione, ragazzi, quindi non iniziate sotto a fare disquisizioni religiose. Storicamente accomunano i capisaldi delle religioni. Quindi, per me, questo corso che avevo, cioè pensavo di far uscire semplicemente come un compendio pratico a tutto quello che già faccio, in realtà scrivendolo e quindi andando a recuperare le fonti, andando a recuperare gli studi, rileggendo gli studi, riguardando i documentari, addirittura la stessa cosa o gli stessi percorsi, che non significa gli stessi risultati, le stesse indagini, ma gli stessi percorsi cognitivi si ritrovano negli studi che sono stati fatti sull'infinitamente piccolo, quello che oggigiorno
viene chiamato fisica quantistica. Tutti che si riempiono la bocca con questa meccanica quantistica, fisica quantistica, ma non sapete neanche cos'è. Però i procedimenti cognitivi grazie ai quali iniziare a progettare dei postulati che poi si sono rivelati essere veri con determinate prove che sono state fatte in laboratorio, eccetera, eccetera, hanno seguito questo percorso. E quindi mi sono resa conto di avere in mano un corso che a livello di valore è inestimabile. Io ho deciso di metterlo per chi farà le dirette, ma questo perché l'avevo già detto. Voi sapete che quando io ho il mio quaderno, anche questo vi racconto, tanto oramai questo è diventato un video lungo, quindi insomma mi dilungo a raccontarvi un pochettino. Io ho il mio quaderno, quando mando un'intenzione, io mando un'intenzione di un certo tipo e la segno. Quindi l'intenzione, con la mia energia, col mio entusiasmo, con la mia voglia di fare, con la mia carica di positività, con la mia carica di altruismo, con la mia volontà di fare del bene a me stessa, agli altri, alla società, quell'intenzione lì è come se fosse, se diventasse un'impronta digitale. Quante più caratteristiche io segno di quell'intenzione, tanto più quell'impronta digitale diventa specifica. E quando ho mandato quell'intenzione ho detto, io voglio vendere questo corso con le quattro dirette. Pensate, io avevo immaginato quattro dirette, che poi ho deciso essere due, e avevo pensato alle quattro dirette, poi ho deciso di farne due. Quando ho deciso di fare le due dirette, quando le ho messe, le ho create e le ho impostate su YouTube, ho dovuto ovviamente decidere un prezzo, perché nel frattempo stavo per mettere il PDF sullo shop, dovevo creare le voci e ovviamente dovevo mettere un prezzo. E quindi quando ho scritto l'intenzione, quando avevo tutto ben chiaro, ho scritto che chi avrebbe acquistato l'intero percorso, quindi entrambe le dirette con tutti e due i PDF, lo avrebbe acquistato a 29,90. La mia intenzione era quello di fare solo le dirette. Quindi cosa ho deciso di fare? Per non togliere niente a quell'intenzione, a quell'impronta digitale che è carica di tutta la mia energia, che è carica di tutta la mia immaginazione, e chi farà questo percorso si renderà conto di che cosa voglio dire quando parlo di immaginazione, non ho voluto togliere niente. Ma mi sono accorta che il valore di questo percorso è molto, molto, molto più alto. Quindi, per farla breve, chi si iscrive in diretta avrà l'opportunità di iscriversi a un prezzo complessivo di 29,90, che è bassissimo. Se vuole seguire solo una diretta, potrà seguirla a 15,90, ok? Quindi una diretta, un PDF, 15,90. Tutte e due le dirette, al posto che 31,80, ho fatto 29,90. Un piccolo sconto per fare, diciamo così, una cosa, dare un ulteriore piccolo vantaggio. Chi lo acquisterà dopo, chi lo vorrà acquistare dopo, lo potrà acquistare dopo, gli arriverà a casa il PDF e il video, che sarà quello fatto dalla diretta, che rimarrà ovviamente sul canale. Ma non lo pagherà più 29,90. Lo pagherà un altro prezzo. Lo pagherà un altro prezzo perché mi sono resa conto che lì dentro c'è tanto, tanto, tanto di tutto, sotto tutti gli aspetti, sotto l'aspetto storico, sotto l'aspetto creativo, sotto l'aspetto di radicamento, sotto l'aspetto di competenze, sotto l'aspetto di contenuti, sotto l'aspetto di ricerca e anche ovviamente sotto l'aspetto di efficacia. Quindi ragazzi, io ve lo sto dicendo, poi non venite a dirmi, ma io non lo sapevo. Ragazzi, io questa cosa la sto facendo e sono talmente tanto nel pieno delle mie facoltà, divento sempre più centrata, che so già che è così che devo fare. Mi è stato detto da un mio collaboratore, che ovviamente mi segue per il sito, eccetera, mi è stato detto, Heller, ma cambialo subito il prezzo, perché effettivamente, guardando anche solo dai PDF, è una bomba. Cioè, lui poi, vabbè, sa molto bene come io tratto le cose quando poi le vado a spiegare, eccetera. Mi fa, guarda che questa roba qui è oro.
E io gli ho risposto questo, gli ho detto no. Mi fa almeno potevi farlo a 59,90 cada una. E io gli ho detto no, per le dirette no, perché la mia intenzione l'ho già mandata, la mia impronta digitale l'ho già mandata e l'ho già lasciata andare, per cui è già lì che lavora. Non voglio andare ad interferire con delle energie di dubbio, che il dubbio del prezzo che sia troppo basso, con delle energie di gioco al rialzo che non mi piacciono, con delle energie di dato che ho visto mi sono resa conto che una roba figa ci lucro il più possibile. No, dopo chi lo comprerà dopo lo comprerà ad un prezzo più alto, ma tutte le persone che io ho immaginato, quindi ho già inserito, immaginato in me Mago Agere, ho già inserito all'interno di quell'intenzione con quell'energia lì, è giusto che la ricevano, che ricevano questo dono a quel prezzo, che ragazzi 30 euro è niente, ok? Quindi io mi auguro che siate in tanti, i posti sono limitati, li ho messi limitati perché giustamente se mi dovete fare delle domande non possiamo essere in 100.000, ok? Quindi i posti sono limitati, io mi auguro di vedervi, comunque di vedervi, mi viene da dire in tanti perché vorrei che più persone possibili potessero accedere a questi contenuti. Altra cosa, questi contenuti sono miei, sono frutto di un lavoro che ho fatto io, di tanti studi che ho fatto io e che ho messo insieme per costruire questo lavoro. Non sono cose che ho preso da altri. Quindi se un domani vi dovesse capitare di vederli da altri, dato che mi rubano i contenuti costantemente sugli altri social, è perché qualcuno si è fatto il mio corso e poi se lo sta rivendendo come proprio. Perché io non ci credo che una persona possa arrivare a risultati praticamente identici con così tanto materiale. Sì, potrebbero essere simili, perché per carità stiamo parlando della stessa cosa, quindi ci sta che i contenuti possano essere simili, ma non perfettamente adiacenti. Ok? Quindi, detto questo, io vi ringrazio insomma di essere stati con me per tutto questo video. Non è stato un video di contenuto, è stato un video di spiegazione più che di contenuto, ma per farvi capire che quando io vi decido di trasferire qualcosa, di darvi qualcosa, addirittura a pagamento, lo faccio con una consapevolezza che è veramente molto molto alta. Ok? Quindi, chiudendo, se avete delle domande me le potete fare qui sotto. Nel box informazioni vi lascio il link per poter acquistare il vostro posto in diretta o eventualmente, se vedrete questo video dopo, per poter acquistare il vostro video, il vostro corso. Lo farete in differita, come si suol dire. Se avete delle domande, per cui fatemele tranquillamente nei commenti. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video che farò qui su Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio. E tanto, ma tantissimo amore.